C'è una storia fatta di persone. Siamo partiti molti anni fa, molti, vorrei dire appena finita la guerra. E andavo in giro per Padova col cavallo e un carretto a vendere la birra in città, agli esercenti. Ieri, come oggi. Io faccio il giro per tutta l'azienda, così vestito, non faccio niente altro, solo dare il buongiorno, buonasera ai impiegati, agli uomini, a tutti, do il buongiorno. E sono trattato per il signor Luisi. E per me è una grande soddisfazione. Il sapere è ricchezza che viene da lontano. Qualcuno mi ha detto, guarda Sandro, che se ci rifletti, il primo cliente dell'azienda sono i tuoi collaboratori. E la prima cosa che faccio la mattina è girare nel magazzino, dire una parola ai collaboratori, se posso essere utile, insomma far capire a loro e far vedere a loro che comprendo il loro lavoro, lo conosco. E quando vedo che tutti sono nei propri posti, attenti e protesi a fare il proprio lavoro al meglio possibile, al massimo delle loro capacità, allora mi sento tranquillo che anch'io posso iniziare la mia giornata. Interbrau, una squadra compatta. Uniti si affrontano le sfide, sempre con il dialogo. Ci troviamo a parlare poche volte dello spirito aziendale. Lo spirito è qualcosa che non c'è, è qualcosa che però si capta nell'aria, è quel famoso percepito. Il percepito della Interbrau è quella effervescenza, che deriva, guarda caso, dall'effervescenza che anche la birra porta con sé. Interbrau, una storia fatta di passione, effervescenza. Io ho sempre detto ai miei figli, piuttosto che disturbare la tasca del cliente, è meglio rimetterci noi. Curiosità e saggezza che vengono da lontano. Piedi nel passato, la tradizione, e la testa nel futuro. Questo vuole essere. Se una persona è curiosa e vuole scoprire delle eccellenze della vita in genere, noi siamo in grado di dargli una piccola parte di queste eccellenze, che dedichi un po' di tempo a conoscere Interbrau e i suoi prodotti. Vai, cerca, ascoltati, avvicinati e conosci Interbrau. Interbrau, firma grandi birre.